Ciao a tutti, io sono Paola Pierucci e sono una pneumologa che lavora nell'unità operativa di pneumologia e terapia subintensiva respiratoria del Policlinico di Bari. Abbiamo deciso di creare questi piccoli mini tutorial per i colleghi pneumologi che generalmente non si occupano di insufficienza respiratoria e ventilazione o per i colleghi non pneumologi che si troveranno a fronteggiare queste problematiche, perché ovviamente questa pandemia legata al Covid ha aumentato esponenzialmente i casi di insufficienza respiratoria. Dunque, poche parole riguardo all'insufficienza respiratoria acuta ipossiemica, che viene definita con una PaO2 inferiore a 60 mm di mercurio, con una PCO2 normale o al di sotto della norma. Qui il danno avviene a livello della membrana alveolo capillare e si definisce de novo quando non c'erano precedenti patologie a carico del cuore o dei polmoni che potessero giustificarne l'insorgenza. In alternativa, lo scompenso cardiaco e la BPCO possono promuovere l'insorgenza di insufficienza respiratoria. Alla sinistra dello schermo vedete diciamo, quello che succede durante un edema polmonare cardiogeno, cioè quando c'è un aumento della pressione idrostatica capillare. Questo permette un aumento della filtrazione di fluido all'interno dei capillari polmonari e all'interno degli alveoli. Fluido quindi che è molto povero di proteine, vedete molto trasparente, molto rosa chiaro. E non ha nessuna presenza di cellularità. Al contrario, alla destra dello schermo, l'edema polmonare non cardiogeno, dove non c'è un aumento della pressione idrostatica, ma una cascata infinita, molto violenta di citochine proinfiammatorie che permettono la maggiore permeabilità della membrana capillare e alveolare e il passaggio di cellularità e di proteine all'interno del fluido intraalveolare. Questo ovviamente causa distruzione del parenchima e quello che poi esita nella fibrosi. Trattamento ossigeno, 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 ma soprattutto bisogna spingere al di fuori di questi alveoli questo liquido, bisogna mantenerli fondamentalmente pervi. Si inizia nei casi meno gravi con la Venturi Mask. Perché si inizia con la Venturi Mask? Perché la Venturi Mask è in grado di definire con abbastanza precisione la quantità di FiO2 erogata e in base, come potete vedere, ai colori della base, della proboscide, della maschera, viene definita una quantità di FiO2 ben precisa, quindi si va dal 24 al 60%. E questo è importante perché la RDS si definisce in base al rapporto fra PaO2 e FiO2 erogata. Se questo non dovesse essere necessario, sufficiente, allora si passa agli alti flussi le macchine alti flussi, che sono delle macchine che erogano alti flussi di aria fino a 60 litri minuti mescolata a FiO2 che riescono a leggere in macchina. Quindi la FiO2 o dall'erogatore a muro o tramite l'attacco direttamente all'ossigeno ad alta pressione è possibile erogarlo, mescolarlo a questi alti flussi di aria che creano anche una piccola pip. Un massimo di 3, 4, massimo 5 centimetri d'acqua. La cosa positiva è che l'aria viene riscaldata e umidificata e quindi estremamente ben tollerata da un'interfaccia esclusivamente nasale, quindi non c'è l'ingombro della maschera. Se ancora questo non fosse sufficiente, si passa alla CPAP, proprio per spingere l'acqua e i liquidi di questi alveoli pieni al di fuori degli alveoli e lo si fa con pressioni molto alte per proprio tenere ben pervie le vie aeree. Lo si fa con casco, il casco è la maniera forse meno problematica della maschera, in alternativa si può fare anche tramite maschera. Le linee guida del 2017 ERSA-TS definiscono l'utilizzo della CPAP fondamentale nell'edema polmonare cardiogeno, quindi estrema positiva raccomandazione, 3+, bisogna utilizzarla. La RDS. La RDS viene definita come una patologia respiratoria che è insorta dopo una settimana da un insulto respiratorio, che abbia degli addensamenti polmonari bilaterali alla radiografia del torace o se non è possibile seguire la radiografia all'ecografia polmonare che si sta diffondendo moltissimo in quest'ultimo periodo. L'origine dell'edema non deve essere cardiogenico, l'abbiamo già detto, e la gravità della RDS si definisce
con un rapporto PaO2-FiO2 fra i 200 e i 300 se è lieve, fra i 100 e i 200 se è moderata, al di sotto dei 100 se è grave. Questo rapporto PaO2-FiO2 è calcolato ad una, durante CPAP a 5 cm d'acqua. Perché dovremmo pensare a utilizzare la non invasiva per prima cosa se è così rischioso? Perché effettivamente permettere al paziente di ventilare in maniera spontanea ha dei fisiologici benefici, come per esempio la prevenzione del danno diaframmatico, della disfunzione diaframmatica indotta da ventilazione meccanica invasiva, la riduzione di un pattern monotono, perché il ventilatore, ovviamente da terapia intensiva nei pazienti intubati, dà volumi sempre uguali, sempre gli stessi, e quindi non è in grado di reclutare per esempio quelle zone iuxtradiaframmatiche che si trovano appunto profondamente e posteriormente al paziente, ai polmoni, ed ecco perché il reclutamento con dinamiche di pronazione, ma soprattutto per la riduzione anche di sedazione che il paziente ovviamente intubato necessita inevitabilmente. Che cosa si può fare dal punto di vista non invasivo? Non ci sono evidenze certe nell'utilizzo della B-level in questi pazienti. La ventilazione non invasiva sicuramente ha un posto nella RDS lieve, attenzione quando la PaO2-FiO2 ratio scende al di sotto dei 200 mm di mercurio. Perché? Perché ci può essere un alto fallimento della ventilazione non invasiva, e quanto più si ritarda l'intubazione, tanto più è alta la mortalità. E quindi quando vediamo un paziente in distress respiratorio con una frequenza respiratoria importante che rimane nonostante la ventilazione non invasiva ad alta PIP in casco superiore a 30-35 atti minuto, quindi 15 litri minuto, quindi almeno superiori a 15 litri minuto, o un paziente che presenta uno shock settico o in acidosi metabolica o una persistente ipossemia al di sotto dei 150 mm di mercurio, stop alla ventilazione non invasiva, c'è bisogno di intubare. È fondamentale quindi per capire il giusto tempismo per intubare, avere un paziente monitorato in un'unità preveda un corretto monitoraggio di questi pazienti, con un corretto numero di infermieri per paziente, quindi 1 a 4, 1 a 3 pazienti, e uno staff infermieristico e medico che conosca la ventilazione non invasiva e la sappia applicare. Perché? Perché oltre al danno polmonare legato alla malattia ci può essere il self-inflicted lung injuries, il SILI, cioè il paziente stesso può crearsi danno continuando a respirare come un mantice ad altissima frequenza. E queste pazienti più a rischio sono pazienti con una PF ratio al di sotto dei 200 mm di mercurio, che hanno un'alta pressione transpolmonare, quindi che continuano a fare enormi swing diaframmatici e quindi aprono e chiudono questi alveoli violentemente, e quindi creano un danno polmonare in aggiunta alla patologia infettiva o infiammatoria di base. L'evidenza corrente, quindi trattamento non invasivo tramite alti flussi, canula dagli alti flussi, o tramite CPAP ad alti centimetri, con alta PEP, quindi tra i 10 e i 15 centimetri d'acqua, che promuove appunto il mantenimento del gonfiaggio, del reclutamento polmonare senza danni ulteriori. Mi raccomando all'attento monitoraggio dei pazienti, perché ovviamente quando ci si rende conto che la ventilazione non invasiva fallisce, bisogna assolutamente intubare e mettere in ventilazione effettiva il paziente. Gli alti flussi, come potete vedere, sono un device che si mette al naso, un'interfaccia nasale, alti flussi di aria fino a 60 litri al minuto, scaldata e umidificata, molto confortevole per il paziente, che può essere tenuta sia durante il giorno che durante la notte, e permette quindi un'alta FiO2 che può essere letta in macchina oltre ai litri di aria, e che creano nella mescolanza una piccola PIP. Questo è lo studio di Fratt, che diceva appunto che gli alti flussi di ossigeno possono, con le macchine ad alti flussi, sono superiori all'ossigeno standard in maschera o alla non invasiva in maschera, perché effettivamente permettono di dare questo trattamento continuativamente al paziente.
giorno e notte. Il paziente può mangiare, parlare, espettorare con queste macchine, con i device, di interfacce nasali. E infatti si diceva nelle problematiche che era che l'utilizzo degli elmetti CPAP o NIV avrebbe sicuramente ottimizzato la tollerabilità della NIV prolungata per diversi giorni. Quindi messaggi da portare con noi nella nostra pratica clinica, che la non invasiva in B-level o in altro setting non ha un ruolo ben definito. È fondamentale invece avere un posto adeguato per ventilare questi pazienti, tempistica e posto adeguato sono fondamentali. Altra cosa importante, ventilatori che abbiano la possibilità di avere visualizzato la quantità di FiO2 in maniera tale da poter calcolare un'adeguata concentrazione della PF ratio e la durata e il check se la ventilazione sta andando bene deve essere molto veloce, spesso da un'ora all'altra, perché ritardare il tutto ritarda l'intubazione e aumenta la mortalità di questi pazienti. Quindi trattamento venturi, alti flussi, perché continuano ad avere possibilità di erogare ossigeno umidificato e riscaldato e altamente tollerato, oppure la CPAP con alte PEP, 10-15 cm di acqua tramite l'elmetto o una maschera con altri FiO2. Altre risorse le trovate sul sito internet dell'AIPONET, appunto del canale dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, sul canale YouTube dell'AIPO, della SIARTI, l'European Respiratory Society website e il Pleurolab Group di Facebook. Vi ringrazio tutti e vi auguro buon lavoro.